Buonasera e benvenuti in questo nuovo video qui su Pokémon Fire Ash. Io sono Glacial Sphere ed oggi esploreremo Verde Azzurropoli e batteremo la palestra di Verde Azzurropoli con le capopalestra Tel e Pat, che come sapete ci sfideranno in doppio, immagino con i loro Lunaton e Solrock. Quella è una puntata che, se non ricordo male, vidi. Mi ricordo anche abbastanza bene di aver visto da ragazzino, da bambino. Quindi iniziamo ad esplorare questa città, mentre vi ricordo di lasciare un bel mi piace al video, di commentare, facendomi sapere cosa ne pensate voi di questo videogioco e di questo stronzissimo allenatore Camper Jimmy che ci ha sfidati così a tradimento, e iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Allora, Blastoise, cambiamo Pokémon e mandiamo il nostro Sceptile, che dite, eh? Mi sa che Corphish è leggermente svantaggio contro Blastoise, ma leggermente. Sì, quelli troppo un po' molto probabilmente lo avrebbe così shottato, sappiatelo. Mentre Energy Ball su Blastoise gli fa malissimo, non ha molta difesa speciale, il caro Blasty. Allora, poi chi mandi? Charmeleon. Ecco, contro Charmeleon invece Corphish, vedi? Hai tutto il campo per te. Vai pure, Corphish. Vai, vai, vai. E contro Charmeleon tirali una bella Crab Hammer. Guardate, non è molto efficace che lancia fiamme, guardate quanto gli ha fatto. Con un Pokémon con 6 livelli indietro. Ivysaur. Ecco, contro Ivysaur invece mandiamo il nostro Torkoal. Eccolo qui. Dai, ci fanno usare un po' di Pokémon. Questo Camper Jimmy ci fa usare un po' di Pokémon che non usavamo da un po' di puntate. Eccolo qua. Vai, lancia fiamme. Ah, ci ha addormentati. Ok. E quindi? Va bene, abbiamo usato il Rapid Artigli da addormentati. Non ha comunque fatto nulla. Bravo Venusauro, Ivysaur, hai già rotto le balle, bravo, via. Hai solamente rotto le balle e hai perso comunque. E hai fatto salire il mio Torkoal a livello 40, grazie Camper Jimmy. Non sono in grado di combattere, questo l'abbiamo visto. Comunque, proseguiamo esplorando questa città. Vediamo un po', salve. E appunto ci dice che la battaglia in palestra di questa città è una battaglia in doppio. Assicurati di avere una strategia per vincere. Non avvicinarti, sto cucinando, va bene, addio ragazzi, cioè ma che cortesia incredibile che mi fate. Allora, andiamo a visitare un po' la spiaggia invece, salve. Ok, lei invece si è stancata di nuotare. Lovely dead, isn't it? Ma chi può? Vabbè, continuiamo ad esplorare la spiaggia. Allora, salve Karateka. Lui può insegnarci Dinamipugno. Che nessuno dei nostri Pokémon può imparare. Perfetto. Mentre qui c'è una Big Pearl. Una perla grande. Ok, la venderemo, la venderemo. Però io, se non ricordo male, in questa città c'è anche uno strumento nascosto. Un altro strumento nascosto da vendere. Vediamo se lo troviamo, eh. Vorresti andare a Sutopoli City? I think there is a psychic around here. Somewhere that can take you there. C'è uno psico. Uno. Non so come tradurre in italiano. Perché non è uno psichico, forse uno psichico, sì. Che ti porta lì teletrasportandoti. Ok, lo cercheremo. Oh, lui ci dà una roccia di re. L'ha trovata mentre pescava. Utilissima, grazie. La useremo per far evolvere il nostro Poliwhirl in Politeod. O Politoed. Ah, lui è il maestro del teletrasporto. Però ancora non ci teletrasporta via. Molto probabilmente dobbiamo prima battere Telepath. Most Deep Space Center, attenzione. Qui abbiamo il centro spaziale di Most Deep di Verde Azzurropoli. Sentiti libero di dare un'occhiata in giro, si dice. Loro hanno lanciato uno shuttle qualche settimana fa, qualche giorno fa. Oh, quindi sei qui per sfidare la palestra. Those two are my children. They won't be easy to beat. Quelle le due capopalestra sono le sue figlie, non saranno molto facili da battere, lo vedremo. Tate and Liza, come si chiama, così si chiamano in inglese Telepath, trascorrono molto tempo qui. If they aren't in the gym, they are usually here. Se non sono nella palestra, sono solitamente qui. Dato che non sono qui, molto probabilmente sono in palestra allora. Mi dispiace, ma non puoi andare nei piani superiori. Prendi questo per essere venuto fin qui. E ci regalano pietra solare, che comunque non fa mai male. Ecco, magari appunto, nello scorso episodio vi ho fatto vedere dove si possono comprare le pietre evolutive, ma aspettate a comprarle, molto probabilmente le danno loro, le dà direttamente il gioco. Lui non dice nulla. Salve vecchietta. Ah, questa era solita viaggiare per mare quando era più giovane.
Salve. Ah, questi vendono un po' di Pokéball. Ok, se vi interessano. E lui vende tipo le bacche, va bene, va bene. Abbastanza useless, abbastanza inutile come cosa lì. Tu invece cosa fai? Niente, ci dice che ama il mare, quindi adora vivere lì. Va bene. A questo punto, vediamo se lo strumento invisibile era qui. Nope. No, nessuno strumento invisibile qui. Vediamo da quest'altra parte. Si può scendere? No, devo fare tutto il giro. A parte che abbiamo già quasi finito di esplorarla, Verde Azzurropoli, comunque. Non è grandissima come città, anche se comunque non è piccola. Si sviluppa su più livelli. Allora, cerchiamo. Di qua c'è un passaggino? Nope. Salve. Com'è che tutti questi Pokémon si nascondono nell'erba, effettivamente? Non ha tutti i torti a chiederselo. Cioè, letteralmente, com'è che tipo un Kangaskhan si nasconde nell'erba alta? Un Tyranitar. Salve. Stevens House. E qui trovate la Star Piece. Ecco dove era l'oggetto nascosto che possiamo vendere. E qui abbiamo Steven. Oh, ciao di nuovo. Vieni a visitare la mia città natale? Vorresti avere un Beldum nel tuo team? Sembri la persona perfetta per allenarlo, ovviamente sì. Ecco, il buon Steve ci regala un Beldum. Ecco, fatto. No, non voglio dare il soprannome. Perfetto. Grazie, Steve. Devi dirci qualcos'altro? Come sta andando il Beldum? Sono sicuro che lo allenerai bene. Sì, sicuro, guarda. Lo metterò nel box e farà bella figura nel mio Living Index. Sei contento? I moved all the way here to join the Space Center. Did you know some Pokémon come from space? Sapevi che alcuni Pokémon vengono dallo spazio? Sì. A delle verità, già Clefairy in prima generazione veniva dallo spazio, qui siamo già stati. E mi sa che a questo punto possiamo tipo tirarci una curata a volante ai Pokémon. Ah, parlare con quelle due persone nel centro Pokémon. Che le abbiamo saltate, salve. Ok. Niente, questi hanno provato a battere le capopalestre. Le capopalestra. Con una lotta in doppio, ma non ce l'hanno fatta. Capopalestra, cioè palestra di Verdeazzurropoli. Capopalestra di Liza e Tate, che sarebbero, sì, Telepath. The Mystic Combination. Vai, andiamo a provare a battere questa palestra. Salve Guido. Tate e Liza usano Pokémon di tipo psico. Sono deboli contro Coleottero, Spettro e Buio. Sono forti contro Lotta e Veleno. Lo psichico e lotta, le mosse di psico e lotta non gli fanno molto danno. Ok. Allora. Per tirare giù loro, io direi di usare Corphish, essenzialmente. Andremo di Corphish. Il nostro Sceptile non può imparare Forbice X? Allora, Xyzor dov'è? Eccola qua. Sicuri che Sceptile non possa... Ah, ecco, può impararlo. E io lo insegnerei Sceptile. Detto sinceramente, gli toglierei Giga Drain e gli insegnerei Forbice X. Così lo potrò utilizzare anche in questa palestra. I don't suppose you are here to by accident. Va bene. Lui non pensa che siamo qui per caso. Ovviamente no. Siamo qui per disintegrare la palestra e prenderci la nostra medaglia. Ecco, appunto, Kirlia è davvero fastidiosa perché mi sa che le hanno davvero aggiunto il tipo folletto. Ralts, di nuovo. Lasciamo lui. Mi sa che contro Ralts farei bene usare Crabumber, potrei shottarlo, infatti. Tra l'altro colpo critico. Buono. Gardevoir, lasciamo Corphish. Potrebbe morire il nostro Corphish. Ma dettagli. Infatti è morto. Mortissimo. Andiamo allora di Torkoal. Vabbè, Torkoal. Bravo, metti la siccità. E tiragli un lancia. Tirale anzi una sludge bomb. Super efficace. Buono. Pure avvelenata. No, sincronismo! Desiderio? Cosa ha fatto? Ah, si curerà tra due turni lei. Ok, se non ricordo male, Desiderio fa quello. Ma lei non sopravviverà. Anzi, lui, dato che è un maschio. Non sopravviverà a due turni. Ok. Ok, aspettate un attimo, perché ci hanno già disintegrato Corphish. Andiamo a curarlo un attimo. Però vedete che, come al solito, quando si avvicina alla fine della regione, come è già successo a Kanto, a Johto
ed ora anche a Hoenn. I Pokémon che Ash non fa evolvere, che quindi non faccio evolvere nemmeno io, iniziano ad essere molto difficili da usare, perché essendo ancora al primo stadio hanno delle statistiche, specialmente di difesa, bassissime. Allora, vediamo quanto riusciamo a utilizzarlo, Corphish. Vai, affrontiamo lei. Allora, vai. Maura. Questa si chiama Maura. È italiana, evidentemente. Allora, andiamo di Night Slash. Dovrebbe fargli molto male. Anche questo ci fa molto male. Però li facciamo di più noi. Ok, Meditite. Lasciamo Corphish. Lei è tipo lotta psico. Andiamo di Xyzor. Power Trick, attenzione. Un altro. Aia. Niente. Ci ha ammazzato di nuovo Corphish. Ragazzi, Corphish inizia a essere davvero difficile da usare. Molto difficile da usare. Andiamo di assalto su Meditite. Con Swallow. Ok, mettendo avanti Swallow. E niente, ragazzi, mi sa che Corphish non lo utilizzeremo in questa battaglia. Troppo debole. Don't even try it. Here we go. Ok. Swallow e Torkoal, giusto? Contro Natuxato, peccato, non possiamo usare la tattica del terremoto, non li colpiremmo. A questo punto andiamo di volo su Natu e lanciafiamme su Xatu. Nightshade, va bene, psichico, l'ha tirato su Swallow e non l'ha colpito, giustamente. Poi andiamo ancora di lanciafiamme su Xatu. Perfetto, rapid artigli, ottimo. Addio. Swallow al 39. Air Slash, attenzione, Air Slash non è male. Però Swallow è un attaccante fisico, quindi non glielo insegnerò. Volo. E addio Xatu. Pure brutto colpo, bravo. Ok, battuti. Proseguiamo. Andiamo prima questo qui a sinistra. E ci fa andare. Andiamo prima su, dai. Affrontiamo questa allenatrice. Ok, due Pokémon, Girafarig. Ah, quindi hai anche Pokémon di Johto tu, eh? Teaserò volo. Volo gli farà parecchio male. Agilità va bene, così almeno attacchi per prima e non mi colpisci, ottimo. Ottima strategia, davvero. Di nuovo volo. Ah, questa volta però mi attacca per prima, giustamente, mi colpisce. Zenedbat non ci colpisce. Ah, missiamo anche noi, peccato. Andiamo di nuovo di volo. Doppio colpo fa parecchio male. Questa volta però non fallire Swallow, grazie. Bravo. Anzi, brava. Kadabra, lasciamo Swallow. Spero di essere più veloce di lui, anzi di lei, e andare di assalto shottandolo. Peccato. Niente, morirà Swallow. Eh già. Eh già. Mandiamo Torkoal. Oh, i nostri Pokémon comunque sono. Non sono così tanto più forti di quelli degli avversari, eh. Psichico, va bene. Boom, via. Ok, livello 41 per Torkoal. A questo punto, torniamo un secondo a curare i nostri Pokémon, dato che sono stati disintegrati. D'altronde, oh, a me piace che sia questo tipo di difficoltà. Cioè, almeno c'è un po' di sfida in questo gioco. Ed è anche giusto che arrivi comunque alla fine della regione. Cioè, d'altronde siamo alla fine. La difficoltà da qui aumenterà ancora di poco, poi si passerà ad un'altra regione, se ci pensate, dove la difficoltà si abbasserà di nuovo di parecchio. Quindi sfruttiamola, godiamocela finché c'è. Good luck, buona fortuna, grazie caro. Andiamo di nuovo con Corphish contro Clifford, che manda Girafarig. Ok, ah no, è vero, abbiamo Swallow come primo Pokémon. Andiamo di volo. Vai. Zenedbat non ci ha colpiti, buono. Questo Girafarig ha molta più difesa, mannaggia lui. Andiamo di Torkoal. Switchiamo in. E dovrebbe, se si prende un Zenedbat dovrebbe tranquillamente tankarselo. Ah, Psybeam, che sfigo. Andiamo di Lanciafiamme. Bravo, muoviti per primo. E grazie alla siccità, tra l'altro, fai un bordello di danno con Lanciafiamme. Perfetto, poi chi mandi? Wobbuffet. Cambia un Pokémon e mandiamo Corphish. Spero che non faccia contrattacco, altrimenti Corphish muore. Io l'ho detto, eh.
Vediamo se fa contrattacco. Andiamo di Xissor. Vediamo. Counter, sì. Addio, Corphish. Ah, io l'avevo detto. Detto, spero davvero che non lo faccia. E l'ha fatto. Peccato. Andiamo di Swallow, allora. Vai, un altro contrattacco. Ti faccio un volo nel frattempo. Counter. Guardalo che merda. No, ha mancato il colpo. Dai, vai ancora di volo. Mirror Quad, va bene, tanto non ci colpisce. Contrattacco, grazie, grazie Wobbuffet. Sei sempre davvero un Pokémon molto, molto simpatico da affrontare, vero? Allora, andiamo di Lanciafiamme, addio Wobbuffet. Ok, Wonderful Battle, beh, non proprio. Non proprio, guarda, non proprio Wonderful. Cioè, mi hai disintegrato la squadra, di nuovo, tra l'altro. Dato che anche l'altra allenatrice mi ha disintegrato. Bisogna stare attenti in quella palestra. Allora, io penso che la sfida in doppio in realtà sarà anche forse più facile. Loro useranno molto probabilmente Lunatone Solrock, che sono tipo roccia e psico, se non sbaglio. Dovrebbero essere tipo roccia e psico, giusto? Fatemi controllare velocemente nel Pokédex. Pokédex, tu dovresti essere, sì. Allora, siete qui. Roccia e psico, sì, tutte e due. Infatti, roccia. Concentriamoci su roccia. Quindi, attacchi tipo acqua e erba li fanno malissimo. Quindi, ovviamente, useremo Sceptile. Assolutamente Sceptile. Ok. Ah, qui abbiamo fatto. Perfetto, andiamo da quest'altra, allora. Lotta in doppio. Lotta in doppio, direi di mandare Torkoal e Swallow, dai. Oppure Corphish per fargli prendere un po' di esperienza. Vai, Torkoal e Corphish. Andiamo. Vediamo cosa riusciamo a fare in questa battaglia, eh. Nicholas e Nate. Ralts e Spoink. Ok, iniziano piano. Probabilmente poi avranno le rispettive evoluzioni. Iniziano con dei Pokémon easy. Andiamo di Night Slash su Ralts e di Flamethrower su Spoink. Power Gem. Minchia, che botta che si è preso. Corphish. Vabbè, ragazzi, Corphish è davvero inutilizzabile, però. Non tanca due colpi. Cioè, Corphish ormai mi sa che, ragazzi, lo userò solamente per il meme, perché. Boh. Davvero non tanca due colpi. Andiamo di Assalto su Spoink e Body Slam su Ralts. Ok. Ah, ok, avevano solo questi Pokémon loro. Vabbè, Corphish lo lascio morto, ragazzi, non torno a curarlo. E siamo arrivati alle capopalestra. Allora, io direi di usare Sceptile e Torkoal. In teoria terremoto dovrebbe essere super efficace su roccia. Quindi, tipo, fare un terremoto, Sceptile dovrebbe tankare relativamente bene. Dai, proviamo a fare questa strategia. Salve, capipalestra. Telepath. O meglio, Liza e Tate, o Telepath, chiamatelo come volete. Benvenuto alla palestra di Verdazzurropoli. Noi combattiamo in maniera cooperativa. Don't expect us to go easy on you. Parlano prima l'una, poi l'altra. Non aspettarti che ci andremo piano con te. Non me lo aspetto. Infatti prendo Sceptile e Torkoal. Vai, pronti. Pronti, pronti. Eccole qua. Liza e Tate, me le ricordavo un po' più piccole. Beh, oddio, sono abbastanza piccole effettivamente. Anche dallo sprite. Ok, Lunatone Solrock contro Sceptile e Torkoal. Livelli praticamente uguali. Sfida alla pari. Andiamo di Leaf Blade su. Chi è che tiriamo giù per primo? Lunaton o Solrock? Tiriamo giù per primo Solrock, dai. E poi vado di Terremoto sperando che loro non abbiano levitazione. Ok, faccio questo azzardo, spero che loro non abbiano levitazione e uso terremoto. Vai. No, hanno entrambi levitazione? No, mi sono colpito da solo. Vabbè, non si è fatto niente, eh. E intanto quello lì si è preso un Fendifoglia che se lo ricorderà per tutta la vita. Ok, due psichico sul nostro Torkoal, va bene, tanto tanca. Andiamo poi di... Allora, Leaf Blade su Solrock, così muore. E a questo punto usiamo Lanciafiamme su Runaton. Tanto non gli faremo molto danno in ogni caso.
Storkoal è più che altro un tank, l'ho messo lì per tankare sperando che appunto non avessero entrambi levitazione. Infamelle. Vabbè, Leaf Blade e lanciafiamme, addio. Perfetto. Sceptile praticamente pure da solo avrebbe potuto vincere. Fortissimo Sceptile. Ah no, il nostro lavoro di squadra ha fallito. Mi spiace. Ti sei guadagnato la medaglia mente. Eccola qua. E anche questa MT. Psyshock. Ottimo. L'MT-03 contiene Psyshock. Fa praticamente danno fisico, ma attacca con poteri speciali. Ottimo. Possiamo parlarti ancora? Sì, assicurati di visitare lo Space Center. Quel posto è davvero molto divertente. Sicuro, ci siamo già andati in realtà. Allora, a questo punto abbiamo anche preso la medaglia mente, la settima medaglia di Hoenn. Ce ne manca solo una. Abbiamo battuto anche le capopalestra Tel e Pat di Verde Azzurropoli. E a questo punto possiamo andare a parlare, immagino, con il capo psichico incredibile, maestro teleporta, che immagino sia tu. Ehi, ciao! Vorresti che ti teletrasporti a Sudopolis? Ma assolutamente sì. Vai, teletrasportami. Questa però non mi sembra Sudopolis City. Scam. Oh, fregatura, fregatura. That's as far as I can take you, I'm afraid. Try going to the other side of the island. They have a ferry that can take you. Ma che fregatura! Cioè, praticamente lui ci ha detto, ti teletrasporto in questa città, poi fa, no, più lontano di così non posso andare, ci ha lasciati su un'isola sperduta nel nulla, e adesso tocca a noi andare a farci il pezzo di strada mancante. Ma lo faremo nel prossimo episodio, perché questo finisce qui. Ti ricordo di mettere un bel mi piace se il video ti è piaciuto, di commentare e di iscriverti al canale per non perderti i prossimi caricamenti. Da Glacial Sphere è tutto, al prossimo video!